Svolgiamo l'esercizio numero 5 dei problemi sulla calorimetria. Calcola la capacità termica di un cilindro di alluminio che misura 3,2 cm di diametro e 4,5 cm d'altezza. Questo è il risultato, forse sbagliato, perché a me in realtà ne viene un altro e lascio agli studenti di scoprire qual è quello giusto. In ogni caso, cosa significa intuitivamente questo valore? Significa che servono, eccetera, eccetera. Fermate il video, provate a risolverlo da soli, poi guardate lo svolgimento alla fine. Questo è lo svolgimento, il cilindro di alluminio, di cui dobbiamo calcolare la capacità termica. Sappiamo che dobbiamo moltiplicare il calore specifico dell'alluminio per la massa del blocchetto. Ricordiamo infatti che la capacità termica dipende da due cose, dalla sostanza e dalla quantità, cioè dalla massa. E ricordiamo anche che non ha senso chiedersi, per esempio, qual è la capacità termica dell'alluminio, perché appunto dipende dalla massa che ho dell'oggetto. Infatti la capacità termica si riferisce agli oggetti, mentre invece il calore specifico si riferisce alle sostanze. Torniamo al problema, il calore specifico dell'alluminio lo conosciamo, dopo lo andiamo a cercare sulle tabelle. Dobbiamo calcolare la massa di questo blocchetto di cui conosciamo le dimensioni e conosciamo anche la densità perché sappiamo che è d'alluminio, quindi utilizziamo la formula della densità massa diviso volume, con la formula inversa ricaviamo la massa di questo blocchetto moltiplicando la densità dell'alluminio per il volume del blocchetto. La densità dell'alluminio la conosciamo, è 2,71 kg al litro, si trova in internet, sui libri, nelle tabelle. Il volume ce lo calcoliamo dal momento che conosciamo la formula del volume di un cilindro, area di base per altezza. Attenzione a dimezzare il diametro, che era 3,2 cm, quindi il raggio 1,6 cm. Non dimentichiamo il quadrato, moltiplichiamo per l'altezza e questo è il volume in centimetri cubi. Dunque, moltiplichiamo questo volume per la densità che era espressa in chilogrammi al litro. Allora ci conviene fare l'equivalenza in grammi al millilitro, il valore rimane identico, 2,71. Perché questo? Perché per passare da chilogrammi a grammi, vuol dire dividere per 1000, cioè prendiamo un millesimo della massa, ma allora anche per passare da litri a millilitri dividiamo per 1000. Dunque abbiamo preso un millesimo della massa che occuperà un millesimo del volume. Oppure possiamo fare l'equivalenza in modo tecnico, un chilogrammo sono 1000 grammi, ma anche un litro sono 1000 millilitri. I 1000 si semplificano e rimane quindi lo stesso valore. 2,71 anche espresso in grammi al millilitro. Ricordiamo anche che il millilitro e il centimetro cubo sono la stessa cosa, perché entrambi sono la millesima parte del litro. Infatti un litro per definizione è un decimetro cubo. Se noi dividiamo per 1000 entrambi, abbiamo il millilitro e abbiamo il centimetro cubo. Qui c'è il disegno, il litro è questo cubo di spigolo 10 cm. Il millilitro invece è un cubetto di spigolo 1 centimetro. Dunque, siccome un millilitro e un centimetro cubo sono la stessa cosa, quando andiamo a fare questo calcolo, densità per volume, millilitro e centimetro cubo, li semplifichiamo. Quindi il risultato viene in grammi, 98,1 grammi. Ora che abbiamo calcolato la massa del blocchetto, la andiamo a sostituire nella prima formula insieme al calore specifico del rame, 386 joule su chilogrammo Kelvin. Questo lo troviamo sulle tabelle, calori specifici del rame, qui riporta 385, ma più sotto c'è un'altra tabella che riporta 386 joule su chilogrammo Kelvin. Vediamo che nel calcolo dobbiamo fare un'equivalenza perché qui abbiamo i chilogrammi, qui i grammi. Potremmo esprimere 98,1 grammi in chili, ma preferisco fare il contrario. Tanto è lo stesso, quindi divido per 1000 questo 386. E questo è logico perché 386 joule su chilogrammo Kelvin vuol dire che servono 386 joule per riscaldare un chilo di rame di un Kelvin. Se invece vogliamo passare ai grammi, quindi quanti joule serviranno per riscaldare di un Kelvin non più un chilo ma un grammo di rame, e chiaramente servirà 1000 volte meno calore, quindi non più 386 ma 0,386 joule per un solo grammo. Adesso possiamo semplificare i grammi, il risultato 37,9 joule su Kelvin e lo approssimiamo a 38.
joule su Kelvin, tenendo conto delle cifre significative dei dati, che erano soltanto due. Quindi non avrebbe senso scrivere il risultato con tre cifre significative. 38 joule su Kelvin è diverso dal risultato riportato qua, 94 joule su Kelvin. Bisogna scoprire se è sbagliato questo risultato o il calcolo che ho svolto io. In ogni caso, cosa significa 38 joule su Kelvin? Che significa che per riscaldare il nostro blocchetto di 1 grado o centigrado o Kelvin dobbiamo dargli 38 joule. Infatti, ricordiamo che la capacità termica è per definizione la quantità di calore che bisogna dare a un oggetto, o il blocchetto in questo caso, per riscaldarlo di 1 Kelvin. Qui infatti ho riportato anche la formula della capacità termica secondo la sua definizione, cioè quanto calore bisogna dare a un oggetto diviso l'innalzamento di temperatura.